Sì, siamo arrivati oramai intorno all'85% più o meno di realizzazione delle opere della variante della penna, un investimento importante anche da un punto di vista economico, 1.900.000 euro è l'ammontare complessivo di questo investimento, che nei mesi scorsi è stato oggetto anche della modifica del tracciato del metanodotto da parte della SNAM. Solo questo intervento ha avuto un costo di circa 300.000 euro. Sono state realizzate le rotatorie nella parte bassa e nella parte alta della variante, che ha una lunghezza di circa 900 metri, quella in direzione del collegamento con l'acquaborra praticamente è stata conclusa, e questa in direzione di Loro Ciuffenna è in corso di realizzazione. In questo momento ci sono i lavori sul ponticello, che una volta terminati, con la sistemazione anche delle rotatorie, consentiranno nel giro di alcune settimane di arrivare definitivamente alla conclusione di quest'opera molto attesa dai cittadini, che darà una importante risposta in termini di fluidificazione del traffico, messa in sicurezza non solo dell'abitato della Penna, ma anche di collegamento tra la zona del Prato Magno e la zona del Fondovalle, che come vediamo anche in quest'ora di punta è oggetto di un traffico piuttosto importante.